Amici sportivi di Pistoia Live, un saluto dal Marcello Melani, che quest'oggi sembra più una pozza d'acqua, infiltrazioni da tutte le parti, tribuna stampa deserta, soltanto noi delle televisioni siamo presenti per fare il nostro lavoro. Tutti gli altri sono sparpagliati per lo stadio per l'impossibilità appunto a utilizzare la tribuna. Veramente una situazione indecorosa che deve essere affrontata dall'amministrazione comunale. Detto questo, si passa alla partita con la Pistoiese che sfida la Virtus Castelfranco. All'andata finì 3-0 e fu la peggior sconfitta per la formazione appunto di Castelfranco Emilia. Speriamo che la cosa possa ripetersi a Coggi, perché è necessario tassativamente vincere quest'oggi per la Pistoiese. Andiamo a guardarci tutte le immagini più importanti di questo match. Inizia la partita e la formazione di mister Gabanini, anche se quest'oggi vede in panchina Luigi Pagliuca, data la squalifica di due turni per l'allenatore Arancione. Ecco la formazione della Pistoiese: Sestito, Lazzarini, Belli, Gambadori, Dascoli, Colacchioni, Floriano, Barbero, Gucci, Buglio e Toledo. Risponde alla Virtus Castelfranco con Gibertini, Sacenti, Di Giulio, Perelli, Baldaccini, Antoniacci, Rizvani, Scarpa, De Vecchis, Selleri e Cortese, l'ex Arancione. C'è Belli adesso, poi Floriano. Prova Floriano a entrare in area di rigore, Floriano ne salta due, poi si allunga troppo il pallone. Qui intanto brutto errore da parte di Gambadori e può andare tutto solo verso la porta ed arriva il gol di De Vecchis. E che brutto errore qui, una palla persa molto ingenuamente. Ancora Barbero, Belli e non trova spazi la Pistoiese. Prova adesso Gucci per Buglio, si distende il portiere Gibertini, compie il miracolo. Rimessa per il Castelfranco di testa a Belli, Barbero, Gambadori si gira, trova Collacchioni che va adesso al lancio lungo a cercare Floriano. L'anticipo di testa, ancora però Floriano riesce ad andarsene, un colpo di tacco di Buglio, ancora Floriano in area di rigore, Floriano la mette, Toledo recupera il pallone, il tiro di Toledo sul fondo. Riparte intanto la Pistoiese, Buglio, ma ancora Buglio, c'è Floriano sulla fascia sinistra, Floriano va a mettere un pallone dentro, ancora Buglio però trova Floriano, il tiro di Floriano e arriva una deviazione. Batte Buglio il pallone, c'è un gran gol di Gucci, ancora una volta Gucci, incredibile, il bomber arancione. Può far ripartire la Pistoiese, ottimo il pallone per Gucci che a tu per tu con il portiere non trova il pallone e può già ripartire la Pistoiese. Floriano, bene lo scambio con Buglio e Floriano può spingere sulla fascia sinistra, va Floriano in area di rigore, Floriano, il tiro di Floriano, palla fuori e applausi meritatissimi da parte del pubblico del Melani. Lazzarini un po' in difficoltà, trova comunque Collacchioni che salta un uomo, va al lancio perfetto per Gucci che non controlla, ancora Gucci gliela tira in bocca, Gucci tutto solo insieme a Floriano. Cosa ha sbagliato stavolta Gucci? Cross di Floriano, c'è Buglio, la palla che resta lì, forse con un braccio, e segnala addirittura fallo in attacco di Buglio. Lazzarini recupera palla, spinge Lazzarini sulla fascia destra, ancora Lazzarini mantiene il controllo, lancia Toledo che può crossare, il cross di Toledo, colpisce di testa Buglio tutto solo e la mette a lato. Batte Buglio, mamma mia, il palo di Buglio. Può ripartire la Pistoiese, c'è Floriano che mette il turbo, prova a spingere sulla fascia destra, Floriano spacca in due
la squadra. Ancora Floriano al limite dell'area, il tiro! Floriano, che giocatore Floriano! Palla sul fondo, ma ancora una grande incursione di Roberto Floriano. Spinge ancora Collacchioni sulla fascia sinistra, appoggia per Floriano. Prova ad accentrarsi Floriano, lo scambio con Buglio, Floriano dentro, mette il pallone per Cucci che segna il 2-1 al decimo del secondo tempo. Una grande giocata, Floriano con Buglio e poi Cucci non deve far altro che appoggiarla dentro, gonfiare la rete e segnare il 2-1 per la Pistoiese. Floriano. Va Floriano, ancora Floriano, entra in area di rigore, si gira, Floriano prova il tiro, la deviazione di Partexano in calcio d'angolo. Calcio di punizione, batte Selleri, ci arriva Sestito. Il rilancio a cercare Carnevale che prova a farsi pericoloso, Carnevale se la conquista, Carnevale solo davanti al portiere, Carnevale! Ancora lui, segna il 3-1 al 37esimo, appena entrato in campo, David Carnevale. Rimessa laterale, il cross, riesce ad arrivare il tiro, poi solo davanti alla porta e sbaglia tutto. Va al lancio a cercare Varutti, prova ad allungare ed è finita. Finisce 3-1 per la Pistoiese. Finisce 3-1 tra Pistoiese e Virtus Castelfranco. Erano passati in vantaggio gli emiliani dopo pochi minuti con un brutto errore della Pistoiese, una palla regalata a De Vecchis solo davanti al portiere che non ha potuto sbagliare. In vantaggio quindi gli emiliani, ma una doppietta di Cucci e un gol di Carnevale dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo hanno permesso alla formazione arancione di portare a casa il risultato. 3-1, meritata la vittoria per la Pistoiese, che quindi riesce a recuperare lo svantaggio iniziale, a portare a casa i tre punti. Torniamo ancora però sull'argomento dello stadio, infatti una questione incresciosa, diciamo, uno stadio veramente da terzo mondo, si potrebbe dire, acqua da tutte le parti, costretti a subire, diciamo, la pioggia anche stando in tribuna stampa, una cosa davvero incresciosa che, come detto già prima, merita di essere affrontata dalle istituzioni, anche e soprattutto adesso che la vicenda del palazzetto e dello stadio sono state affrontate anche dal sindaco Bertinelli. In ogni caso, adesso colleghiamoci con gli spogliatoi per tutte le interviste dei post partita. Squalificato Gabbadini, Pagliuca va in panchina, sicuramente è un portafortuna, la Pistoiese vince e gioca alla grande. Sì, è stata una buona gara, sono contento, i ragazzi hanno fatto veramente molto bene, ci siamo espressi, abbiamo fatto un buon calcio e per fortuna abbiamo ottenuto il risultato pieno. Eppure la partenza è stata da brivido, sembrava di rivedere un po' domenica scorsa, pronti via gli avversari in vantaggio. Sì, come ho detto prima, noi il mezza occasione che sbagliamo ci puniscano subito, noi invece prima di farlo ci mettiamo molto molto di più. Comunque i ragazzi hanno avuto un'ottima reazione e abbiamo veramente giocato bene. Come aveva detto Gabbanini alla vigilia, insomma, c'è da dire che gli esterni stanno iniziando a carburare, la Pistoiese ha giocato bene. Sì, no, sicuramente loro stanno aumentando la condizione fisica e questo ci darà sicuramente una grossa mano, però tutta la squadra ha fatto veramente quello che gli ha chiesto il mister. Adesso andiamo in casa di una nostra bestia nera, il Tutto Cuoio, una partita da vincere assolutamente, quello sarà un altro tipo di test. Sì, sarà un test molto importante, però anche questo non lo sottovalutiamo perché Castelfranco è una buonissima squadra. Noi andremo lì e cercheremo di imporre il nostro gioco e dobbiamo aumentare sicuramente man mano la condizione e il nostro gioco e vediamo di riuscire a vincere. Allora, mister Chizzi, il Castelfranco è partito direi bene, ha trovato il vantaggio, primi 20-25 minuti ottimi, dopodiché è venuta fuori la Pistoiese. Ma senza nulla togliere la Pistoiese, che è un'ottima squadra, credo che Castelfranco in questo momento abbia dei problemi perché
Loro ci sono stati superiori come gamba, perché hanno corso più forte, come cattiveria agonistica, come umiltà, e quindi nel calcio queste sono tre cose principali. Complimenti alla Pistoiese, penso che il Castelfranco abbia dei grossi problemi e si debba guardare molto dentro se stesso, più che altro. Nei primi 20-25 minuti però avremmo detto tutto il contrario, nel senso sembrava la sua squadra effettivamente fare gioco e dominare un po' la Pistoiese. Però durano 90 minuti, questo è ancora più grave, sarà una labilità mentale allora, cercheremo di capire, però è anche vero che noi ultimamente corriamo meno e più piano degli altri, abbiamo meno cattiveria agonistica, giochiamo in punta di piedi, il terzo gol è una dimostrazione che bastava mettere la palla in fallo laterale, invece abbiamo sbagliato l'ennesimo disimpegno, quindi credo che ci dobbiamo guardare dentro noi e fare un esame di coscienza noi. Come si può risolvere, tentare di risolvere questa situazione? Non è, sicuramente cercando di lavorare, però di far capire ai giocatori che dobbiamo salvarci e che soprattutto nel calcio vince chi ha più umiltà, chi ha più fame, chi ha più cattiveria agonistica. Dunque la Pistoiese è tornata al successo, un bel 3-1 in rimonta. Presidente Ferrari, l'abbiamo vista gioire come poche volte. Ma finalmente oggi è veramente una bella partita, direi che non solo la Pistoiese ha vinto, ha stravinto, ha anche giocato molto bene, quindi effettivamente quando si vince e si gioca anche così bene è veramente la prima conferma, quindi speriamo da oggi rilancio. Gli esterni sono andati molto bene, è cresciuto anche Toledo, Carnevale poi è entrato, ha segnato, insomma mi sembra di poter dire Floriano è diventato un beniamino. Sì, è vero, direi che Carnevale è un fenomeno, tutte le volte che entra fa gol, quindi insomma speriamo che vada avanti così, e ho visto molto bene anche sia Toledo che Floriano, quindi insomma mi sembra che si sia imboccato ora la strada giusta, noi non molleremo fino a quando la matematica non ci darà ragione, quindi auguriamoci di continuare così. Contro il Tutto Cuoio domenica prossima, partita difficilissima, però la Pistoiese va in campo per vincere. Noi sicuramente andremo là per cercare di fare il colpaccio, speriamo. Mi sembra che la squadra ora sia veramente in forma, quindi mi auguro insomma di finire bene questo campionato. Allora Gucci ha fatto 13, insomma un tempo si sarebbe detto no, ha vinto al Totocalcio, ma in effetti a quanti gol vogliamo arrivare di questo passo? Continuiamo di questo passo, per me e per la squadra soprattutto, poi dove arriviamo arriviamo. Gol molto bello il primo, ma insomma anche il secondo. Il secondo è venuto da un'azione splendida sulla sinistra, insomma dovevo solo essere lì in quel momento. Il primo sul calcio d'angolo, diciamo schema approvato in allenamento. Pistoiese ha giocato molto bene, eppure i primi 20-25 minuti un po' sembrava come la settimana scorsa. Gli avversari fanno gol, giocano meglio. Quel gol diciamo è venuto da un infortunio casuale, diciamo. Alla persa a centrocampo. Un pallo così che manda uno in porta, insomma. Però come settimana scorsa ci siamo rimessi sotto e abbiamo macinato il gioco, oggi meglio di settimana scorsa, qualità sulle fasce, saltano l'uomo, poi tutto più semplice. Tu hai recuperato anche De Vecchis, che è un bellissimo attaccante, perché insomma lui ha segnato il 13° gol, tu ne hai fatti 13. Bene, sono contento. Adesso però bisogna vincere contro il Tutto Cuoio, una partita contro la nostra bestia nera. Sì, non sarà facile, loro sono una squadra che stanno insieme da più di un anno, quindi sono amalgamati al punto giusto, esprimono un buon calcio e sono una squadra tosta. Oggi non hanno giocato, se non sbaglio. Quindi andiamo là con la consapevolezza di poter esprimere un buon gioco e facendo come oggi ce la giocheremo. Il presidente della Pistoiese, Orazio Ferrari, ha detto Carnevale è un fenomeno perché tutte le volte entra e segna. Ma sono contento di questa cosa, io ci credo. Preferiresti però entrare dall'inizio? Ma sarebbe meglio, però io sono a disposizione del mister e quando mi fa entrare io entro, è uguale. Ti fai trovare in forma. Sì. Adesso però si può dire che questa Pistoiese, tranne i primi 20-25 minuti, insomma oggi ha giocato bene. Sì, abbiamo fatto una buona gara, una buona prestazione, siamo stati, dopo il 20esimo, in buona forma. C'è una partitissima domenica prossima contro il Tutto Cuoio, bisogna andare in campo per vincere. Sì, bisogna dare il 100%, bisogna dare l'anima, speriamo di vincere. E poi si va avanti. Magari con Carnevale dall'inizio. Vediamo.
Allora, vederlo con la maglia del Castelfranco fa un po' un certo effetto, perché fino a poco tempo fa Thomas Cortese era della Pistoiese. Allora, come hai visto i nuovi compagni? I vecchi, anzi, scusa. I vecchi abbastanza bene, dai. Sicuramente il giocatore ha fatto meglio, oggi è un giocatore che non conoscevo, Floriano, ha fatto molto bene, anche Carnevale quando è entrato. Per me, insomma, sono tornato qua con molto piacere, anche se era la prima volta, insomma, ci tornavo da avversario, qua ci torno sempre molto volentieri. Abbiamo visto i primi vostri 20-25 minuti molto molto buoni, poi siete un po' calati o è la Pistoiese uscita? Un po' tutte e due, abbiamo fatto delle buone ripartenze dove forse potevamo fare anche il 2-0, poi a fine primo tempo abbiamo preso il gol su palla inattiva e poi al secondo tempo siamo calati noi e sono cresciuti loro. Il vostro allenatore è stato piuttosto severo nei commenti, ha detto che siete poco cattivi e di questo passo. Sì, è vero, perché abbiamo fatto un brutto secondo tempo, non abbiamo messo quella cattiveria e magari ci poteva permettere di tenere almeno il pareggio e niente, la prossima siamo in casa con Riccione, speriamo di fare 3 punti. Siccome non c'è 2 senza 3, ci auguriamo il terzo ritorno di Cortese a Pistoia. Ma questo credo non accadrà, insomma, almeno con... Insomma, non mi fa entrare in polemica e non credo, insomma, che per il momento potrei tornare a Pistoia, sì.